Cari amici di Romanzo Familiare, io sono Francesco Leoni, ho 23 anni, questa è la mia cucina e oggi vi insegnerò come si fa la Sacher Torte. Gli ingredienti che servono per la torta sono 200 g di zucchero, 200 g di burro, 80 g di fecola di patate, 150 g di farina, mezzo chilo di frutti di bosco vari, 250 g di cioccolato fondente, 2 uova interi e 7 tuorli, i 7 albumi delle 7 uova, 350 g di panna ed una stecca di colla di pesce che già ho messo a sciogliere in acqua fredda. Per la preparazione ho bisogno di un aiutante, vi presento Alice, che è la mia ragazza, e mi darà lei una mano per la preparazione della torta. Bisogna prendere lo zucchero e mutarlo con il burro. Intanto prendiamo i frutti di bosco e li mettiamo a fuoco lento fino a portarli a ebollizione. Una volta fatto, finiamo il composto a mano e sempre con il mixer elettrico montiamo gli albumi a neve. Per montare bene gli albumi, il segreto è quello di mettere all'interno degli albumi un pizzico di sale. Una volta finito l'impasto e dopo aver montato gli albumi, pensiamo a sciogliere il cioccolato. Adesso dobbiamo prendere il cioccolato tiepido, non troppo caldo perché sennò si cuociono le uova, e versarlo dentro il composto. Ora la fecola di patate fino a ottenere un impasto di questa consistenza. A questo punto Alice, prendimi la teglia e ci versiamo dentro il composto. Per quanto riguarda la marmellata, una volta che ha bollito per una ventina di minuti, un quarto d'ora, per farla addensare bisogna prendere poi la colla di pesce e metterla dentro la marmellata. L'impasto è pronto, lo prendiamo e lo poniamo in forno per 30 minuti. Una volta pronta la marmellata, la lasciamo raffreddare nel suo pentolino, così si compatta. Per quanto riguarda la placcatura della torta, dobbiamo fare una ganache di cioccolato. Per fare una ganache c'è bisogno della panna da montare, la versiamo dentro un pentolino e va portato a ebollizione a sciogliere. Manca 5 minuti alla fine della cottura, ci siamo scordate le chiare. E mo niente. Vabbè, non facciamo finta di nulla. Poi so io come si fa. Aspetta. La fa vedere tutta torta. Ma adesso io la prendo. La fa freddare un attimo, la apro, la rigiro. No, ancora sì, non è cotta nemmeno a pagare. Le chiare. E senza Andy la si è un po' uguale. Siamo pronti per togliere la torta e va fatta freddare per una mezz'ora. Allora, ecco qua, si alza e si appoggia che c'è un bel buco. Allora aspetta, fermo un attimo, questo non lo fa vedere, No, e va rimesso sopra. Adesso la riempiamo con la marmellata. Adesso prendiamo la ganache, versiamo, e la versiamo sopra. Adesso impiattiamo la torta e poi ce la mangiamo. E la torta Sacher della famiglia Leoni è pronta. Buon appetito! Bravo. 5 euro.